Buon pomeriggio a tutti, siamo collegati a mezzo streaming con numerose persone che hanno mostrato grande interesse per questa iniziativa. Anche a nome del presidente professor Salvatore Pugliatti, che ha un impegno accademico che quindi gli impedisce di essere presente, io vi porgo il saluto dell'Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti e voglio sottolineare la grande soddisfazione nel vedere questa sala piena e nel sapere che tante persone ci ascoltano via streaming, perché questa idea dell'allargamento degli spazi dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti a disposizione di tutte le istituzioni culturali e professionali della città ha rappresentato l'obiettivo che noi abbiamo perseguito in questi anni. Oramai siamo presenti in tutte le iniziative importanti della città, Grandezze e Meraviglie, il Festival della Filosofia, e soprattutto siamo interlocutori di molte realtà cittadine, culturali e professionali, che vedono in questa istituzione un punto di riferimento che rappresenta la cifra del livello culturale della nostra città. Questa è un'istituzione che nasce in periodo ducale, nel 600, proseguì nel periodo napoleonico e dopo l'Unità d'Italia, come punto di riferimento non solo degli studiosi in varie discipline giuridiche, sociali, letterarie e scientifiche, ma anche come dialogo con i luoghi e le presenze di alta cultura della nostra città. Ha dialogato con Ludovico Antonio Muratori a suo tempo, ha dialogato con Darwin, e bisogna che nella modernità questa istituzione continui ad avere questa funzione. Quindi quando mi è stato prospettata a me, al presidente Pugliatti, sono il presidente della sezione di scienze morali, giuridiche e sociali, questa opportunità l'abbiamo colta con grande interesse. Voglio sottolineare anche un apprezzamento per questo tema. Ovviamente molti di noi, per non dire quasi tutti, veniamo da e ci muoviamo in una formazione di carattere giuridico, quindi sappiamo bene che cosa ha significato il caso Tortora nella nostra vicenda nazionale. Ha rappresentato da un lato l'emergere di questa contrapposizione fra garantismo e giustizialismo che purtroppo ci ha accompagnato in questi anni, ma anche rappresentato una prima importante occasione per toccare con mano cosa può accadere in una vicenda individuale che si va a intersecare con una vicenda giudiziaria che, a cose fatte, alla fine del percorso, si dimostra che non doveva assolutamente nascere e che anzi mostra tutti i limiti che ha un'attività investigativa quando non segue canali che siano molto attenti alla funzione che ha la giustizia penale, cioè che è quella di compensare il contrasto al crimine con garanzie individuali proporzionate alle conseguenze che dal processo e dalla vicenda giudiziaria possono derivare. Io mi limito a osservare questo, ripeto, ringrazio gli organizzatori, ringrazio le camere penali, dopo di me parlerà poi il presidente dell'Ordine degli Avvocati, e ribadisco anche in questa sede che è nostra precisa intenzione che l'Accademia di Scienze, Lettere e Arti diventi, dal punto di vista delle iniziative culturali, la casa di tutti, non solo perché i locali si prestano particolarmente, ma per il significato che questa istituzione, una delle pochissime, sono 10 in Italia le Accademie Nazionali di Scienze, un privilegio della nostra città che deve appunto essere messo a disposizione di tutti.
Allora dopo di me parlerà l'avvocato Mariani. Sì, eccolo qua. Grazie Giorgio. Lo mettiamo in collegamento. Sì, buon pomeriggio a tutti. Io mi scuso per non essere lì con voi per ascoltare i relatori e per partecipare di persona a questo interessantissimo seminario. Ma ho voluto a tutti i costi partecipare da remoto. Io sono impegnato in Tribunale Reggio, quindi vi lascerò a breve e cambierò aula. Adesso sono in un'aula e molti di voi la riconosceranno. Cambierò aula e proseguirò il mio processo. Non volevo mancare perché penso che questo evento sia straordinariamente importante e per l'organizzazione e la sensibilità ringrazio ovviamente l'Accademia di Scienze e Lettere e Arti nella persona del Presidente e del Presidente della Sezione di Scienze Giuridiche e Morali e Sociali Giorgio Pighi. Così come ringrazio la Camera Penale. La Camera Penale e in particolare devo dire un ringraziamento sentito, sincero, di amicizia a Roberto Chiossi. Non me ne voglia il Presidente Ricco, che pur ha accolto con grande entusiasmo questa iniziativa. Roberto Chiossi ha voluto fortemente questa giornata, ha partecipato in maniera fattiva all'organizzazione e nel quarantennale dell'arresto di Enzo Tortora. E come diceva Giorgio Pighi, questa è la vicenda Tortora. È una vicenda emblematica di un certo tipo di giustizia mediatica, perché questo penso che sia forse il primo caso di giustizia mediatica che io personalmente ho vissuto sulla mia pelle, come tante, immagino persone, colleghi presenti in sala. Io all'epoca ero uno studente di giurisprudenza del terzo anno e la vicenda mi colpì particolarmente. Immaginate l'arresto di questa persona con la conseguente diciamo sequela di immagini organizzate per dimostrare appunto l'avvenuto arresto, in una situazione nella quale la popolarità del personaggio faceva da cartina di tornasole per l'indagine che era stata avviata. Furono arrestati centinaia di persone, ma Enzo Tortora era ovviamente, come si dirà, l'avvocato della Valle, chiaramente l'imputato eccellente, e spesso questo ci insegna che le indagini a volte, quando sono mal condotte, perché questo è stato poi l'esito finale di questa indagine, hanno necessità di avere dei personaggi eccellenti sul quale poi costruire anche a volte notorietà non commendevoli. E io penso che questo sia stato un caso di giustizia mediatica, un primo caso di giustizia mediatica. Ricordo che i giornali dell'epoca, la maggior parte dei giornali, quello che oggi li definiremmo mainstream, era favorevole alla colpevolezza, c'erano titoli allusivi e pochi si schierarono a favore del dubbio della colpevolezza di Enzo Tortora, cioè, o meglio ancora prima del coinvolgimento dell'indagine che poi dopo
hanno dimostrato come Enzo Totti fosse completamente estraneo a questi fatti. E ricordo per tutte il famoso articolo di Enzo Biagi su Repubblica, dal titolo Se Tortora fosse innocente. E se Tortora fosse innocente. E da lì poi si sviluppò l'indagine, ma si sviluppò anche, e questo è il segno positivo delle, secondo me, delle democrazie mature, un rivolgimento anche di popolo, di molte persone che si ribellarono quasi a questa diciamo atteggiamento colpevolista prima ancora dello sviluppo processuale. E è meritoria, e lo dico perché, come ho detto, io l'ho vissuta sulla mia pelle, e ricordo la proposta di candidatura che il Partito Radicale avanzò a Enzo Tortora per essere candidato come membro del Parlamento europeo per una, si diceva allora, non vorrei sbagliarmi, ma poi i relatori saranno senz'altro più precisi di me e più bravi di me, per una giustizia giusta. E ricordo che io votai Tortora in quella tornata elettorale per le europee, perché apparivano dalle indagini, dai resoconti appunto dei giornali, delle cronache, che quell'indagine aveva delle falle, che poi i difensori, i valorosi difensori che si sono battuti nella difesa di Tortora, hanno poi evidenziato e hanno trovato poi un tribunale, una corte d'appello, che ha riconosciuto la non colpevolezza di Enzo Tortora. Quindi il segnale, ho finito, che io voglio trarre da questa vicenda è comunque un segnale positivo. E perché poi alla fine, quando i difensori lavorano, e lavorano in un certo modo, lavorano credendo nell'attività che svolgono, lottando, combattendo anche contro i pregiudizi, in questo caso addirittura c'è un pregiudizio iniziale e un giudizio di un tribunale, penso che i risultati spesso poi risultano positivi e favorevoli, non sempre, ma spesso, e questo è un dato che io voglio sottolineare, che mi lascia una sensazione di ottimismo. E da allora abbiamo compiuto, devo dire, passi da gigante sul tema delle garanzie e della processuali e della formazione della prova nel contraddittorio. Questo è fondamentale, questa è una vicenda che ci insegna molto anche i criteri di interpretazione della valutazione della prova, delle dichiarazioni dei pentiti, e quindi attinge il tema del libero convincimento del giudice. E poi, e chiudo davvero, una riflessione di grande attualità, cioè è questo un momento storico, e l'esempio del processo di Tortora ce lo dimostra, nel quale non dobbiamo seguire la chimera della giustizia che risponde ai sentimenti della popolazione, sentimenti di timore, sentimenti di insicurezza, voglia di vendetta, voglia di avere soluzioni facili per questioni complesse, soluzioni emergenziali. Questo processo Tortora, da questo punto di vista, ci insegna molto che la giustizia che noi dobbiamo cercare di attuare, di costruire insieme, e quando dico insieme dico l'avvocatura e la magistratura insieme, deve essere finalizzata a perseguire obiettivi che
che non siano solo quelli inutili e che non sappiamo essere fallaci, che sono quelli della prevenzione generale, quindi quelle, diciamo, la risposta a quel fenomeno che viene definito molto complesso del populismo penale. Quindi credo che l'insegnamento che ci viene dal processo, dalla vicenda Tortora, anche per le conseguenze personali che pur non acclarate poi si sono purtroppo verificate, sia di grande attualità e di grande monito per noi adesso che dobbiamo interpretare questo momento storico attraverso le riforme. Quindi noi penalisti abbiamo, avvocati e magistrati anche dico, abbiamo questa grande responsabilità. Non dobbiamo cercare delle scorciatoie. Sui problemi complessi vanno fatte riflessioni complesse e trovate soluzioni che consentono di contrastare anche i fenomeni criminali, ma nell'ambito delle garanzie individuali che non dobbiamo mai, mai, mai dimenticare. So che sto parlando a persone che, colleghi, tecnici, operatori del diritto. Ringrazio ancora una volta l'Accademia, ringrazio le Camere Penali, sono orgoglioso come ordine di aver potuto partecipare a questa iniziativa. E ringrazio ovviamente i relatori che si avvicenderanno e ci racconteranno le caratteristiche di questa vicenda Tortora. Grazie e buon lavoro. Purtroppo vi devo abbandonare. Questa scia di saluti, ma prometto di essere molto, molto veloce per lasciare la parola ai nostri ospiti che sono arrivati in alcuni casi da lontano, in altri casi penso al dottor Costner da molto lontano, ha fatto un lungo viaggio lungo tutto lo stivale. Saluto tutti i relatori, oltre al dottor Costner ovviamente Raffaele Della Valle e il dottor Bruno Tarfusser che sono con noi. Roberto forse ci ascolta, non mi sono per nulla offeso, ma mi associo al tuo grandissimo ringraziamento al terzo Roberto Chiossi, che non ha voluto fortemente questa iniziativa, ma l'ha voluta, direi, fortissimamente, oltre ogni limite. E noi, esattamente, e devo dire noi con lui, perché la vicenda di Tortora, anche per chi appartiene alla mia generazione, non ha una memoria vivida di quei fatti, magari aveva un anno, due anni, a distanza ancora di così tanto tempo, di 40 anni, è rimasta un monito dell'importanza dei principi di garanzia, dell'importanza del principio di non colpevolezza, dell'importanza del giusto processo. Sono seguiti molti altri casi eclatanti, di cui la Camera Penale pure si è occupata spesso anche di gravissimi errori giudiziari, ma quello di Tortora nell'immaginario collettivo è rimasto un caso che continua a distanza di tanti decenni a risvegliare le coscienze, e in un periodo come questo nel quale i processi si tengono sui giornali ed è così forte la piazza e la forza della piazza rispetto al processo, continua ad essere appunto un esempio di garantismo e dell'importanza delle garanzie. Credo però che il fatto di aver voluto legare ai temi della deontologia dell'avvocato penalista questo nostro incontro debba richiamarci al ruolo fondamentale del difensore quale custode dei diritti e delle garanzie e, come dicevo, del giusto processo, insieme a tutti gli altri attori della giurisdizione. Siamo tutti chiamati ad assicurare che il processo penale a certi fatti, in tutti i gradi di giudizio, in maniera corretta, che vengano comminate le sanzioni più eque quando queste sono da comminare.
io vi lascio iniziare, vi ascolterò davvero con grandissimo interesse. Dico solo ai relatori di preoccuparsi, perché ho contato almeno 200 post-it di Roberto Chiossi che credo vi tormenterà con un difficile controesame. Grazie ancora per essere qui con noi, a te la parola Roberto. Buonasera a tutti, sono felice di vedere dei volti amici, dei colleghi, delle colleghe, ma anche tante persone della società civile che hanno aderito oggi a questo incontro. Innanzitutto confesso che sono proprio gli amici più vicini e più sinceri, quelli che alla fine ti fregano, come Roberto Mariani e Roberto Ricco, che mi hanno attribuito dei meriti che vi assicuro non appartengono solo a me per l'organizzazione di questo incontro, ma sono comuni a tutti i partecipanti e a tutti i presenti. È presente l'avvocato Raffaele Della Valle, il dottor Cuno Jacob Tarfusser e Francesco Costner, che è sostanzialmente il giornalista che ha formato vedo pochi magistrati e quell'unico magistrato che mi pare di vedere oggi presente a questo incontro sta dalla parte del tavolo. Abbiamo voluto invitare un magistrato come Costner perché Tarfusser, che è stato indicato, prima l'ho detto bene, Tarfusser. No, la prima volta l'ho detto bene, poi ero cascato io male. Non casco più. Perché abbiamo voluto Tarfusser? Perché io ho sentito in questa vicenda un intervento che il dottor Tarfusser compie quando partecipa alla visione in anteprima del film Peso Morto. Il suo assenso mi conforta in questo momento, perché è un film, quello di Peso, che si chiama Peso Morto, che narra la vicenda di un detenuto che si chiama Angelo Massaro, che per la cronaca, se non lo conoscete, ha dedicato 21 anni, se non sbaglio, 21 anni in carcere gratuitamente per un macroscopico errore giudiziario. Con Tarfusser, se vorrà approfondire questo tema, molto volentieri. E terminata la proiezione del film, io credo che il magistrato qui presente si è alzato e ha pronunciato queste parole: io mi scuso con lei, presente Massaro, vero? Sì, sì. Per tutto quello che le è successo, questo filmato venga proiettato a tutti i magistrati e venga proiettato alla scuola superiore della magistratura, perché si insegni che oltre le carte ci sono anche le persone. Questo è Tarfusser, il motivo vero per il quale è stato invitato a questo incontro nasce proprio dalla dimostrazione che Tarfusser ha dato, non solo per le vicende note che riguardano la riapertura del caso della strage di Erba, se non sbaglio, che è finito su molte testate di giornali, ma anche per questo suo intervento, diciamo così, che sembrerebbe modesto nell'essere un singolo spettatore della proiezione di un film, ma molto importante, perché il primo magistrato che in questa vicenda, che inizia il 17 giugno del 1983, ha deciso di pronunciare il termine scusa davanti ad un errore giudiziario, seppur come quello di Massaro, è stato Tarfusser, perché di pietra e
Di Pietro e Persia, credo, che erano i due magistrati inquirenti di questa vicenda, non hanno mai avuto una ansia. Sì, anzi, e ha ragione Raffaele, perché adesso andiamo un po' a braccio, ma in questa particolare storia, al termine dei tre gradi di giudizio che hanno visto ampiamente Tortora innocente di tutta questa vicenda, Tortora già morto, Zeno Zenkovic e Domenico Cajazza decisero di intraprendere un'azione giudiziaria risarcitoria. Zenkovic è intervenuto con parole molto più potenti di quelle di chi vi parla il 13 giugno, il 17 giugno del 2023 a Roma, quando l'Unione ha deciso di intervenire a ricordo dei 40 anni della vicenda Tortora, con parole molto pesanti, perché Zenkovic e Cajazza non solo intrapresero un'azione giudiziaria risarcitoria per Enzo Tortora, al termine della quale vennero denunciati, è vero o no Raffaele, per il reato di calunnia da Di Persia e Di Pietro, che erano i magistrati requirenti del processo Tortora. A Roma, il 17 giugno del 2023, nell'anniversario dei trascorsi 40 anni da questa vicenda, Zenkovic termina il suo intervento dicendo: sono cambiate tante cose, perché poi a seguito di quell'azione nacque finalmente e si aprì una porta sulla legge che determinò la responsabilità civile dei magistrati, e anche per questo motivo bisogna essere grati a Enzo Tortora e a tutti i suoi avvocati, e disse: nonostante ciò bisogna, perché gli errori giudiziari continuano a ripetersi, cambiare molte leggi, ma bisogna cambiare anche molte persone, riferendosi indubbiamente alle persone. Sì, esattamente questo. Raffaele Della Valle invece è, oltre che un validissimo collega, è un caro amico nei confronti del quale io ho un affetto particolare, e è stato assieme ad Alberto Dall'Ora e ad Antonio Coppola un re difensori, ma devo dire, come disse lui in apertura di discussione, il maratoneta, ti ricordi, delle carte e di questo processo e di questa storia giudiziaria che ancora oggi, giustamente, viene evocata e ne fa parlare. Dunque, il libro è sostanzialmente una ricostruzione della storia giudiziaria dei tre gradi di giudizio. Voi sapete che il processo Tortora si basava all'epoca su una ricostruzione fattuale nata da dei pentiti. Chi erano i pentiti? Beh, Pasquale Barra, che fu il principale responsabile dell'omicidio di Francis Turatello. Pasquale Barra era un accusatore di Enzo Tortora. Pasquale Barra era anche però un pluriomicida, e fu quello che assassinò, credo, Abate Carlo, sì, assassinò Francis Turatello strappandogli il cuore, questo è vero, dal corpo e mangiandolo, se non è. Poi c'era Gianni Melluso, detto il bello, pluricalunniatore, e in questa meravigliosa compagnia, chi più ne ha più ne metta, si associarono uno psicopatico, Pandico Giovanni, e c'è la magnifica storia di cui Raffaele tra pochi minuti vi parlerà, del pittore Margutti. Ora, questa è una vicenda che è un po' una pietra primordiale di tutto ciò che dall'83 in poi è successo. Io vorrei che quei giovani avvocati che oggi sono in sala e che non hanno vissuto come ho vissuto io e come così bene Roberto Mariani vi ha poc'anzi espresso l'effettività della storia di Enzo Tortora,
perché nell'83 sia io che Roberto ed altri che vedo in questa sala eravamo tutti laureandi, l'avvocato Giorgio Pighi che ha aperto i lavori di questo incontro era colui al quale ci si rivolgeva all'università per la materia del diritto penale e veniva un po' visto come una sorta di confessore. Si affrontavano questi temi, ricordatevi che siamo nel 1983, e devo dire che questi aspetti ci sono rimasti dentro ancora oggi a distanza di 40 anni dall'evolversi di queste vicende. È vero, è stata compiuta la fondazione, Francesca Scopelliti, tutto ciò che ne è nato successivamente. Questo però rimane per me e per chi, come me, come Roberto, e come quelli della nostra età hanno vissuto da vicino questa vicenda, rimane parte di noi stessi e credo che non ci abbandonerà mai. Non ci abbandoneranno mai quelle parole che Enzo Tortora comunicò alla fine di un processo che venne condotto con il vecchio codice Rocco, la sentenza credo sia del 15 settembre del 1985, se non erro, e quando lui prese la parola davanti al collegio penale del tribunale e con estrema dignità affermò: io sono innocente, lo gridano le carte, lo gridano gli atti, dal profondo del mio cuore spero che lo siate anche voi. Dietro a questo uomo c'era Raffaele Della Valle, Alberto Dall'Ora e Antonio Coppola. Ho degli altri argomenti che nel corso dell'incontro verranno sviscerati, lascio a te Raffaele l'intervento, il proseguio. Ah sì, c'è oppure Furno Cosner, se vuoi intervenire tu per la presentazione del libro. Sì, 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 va bene, va bene. Ti devo dare il... Vuoi il microfono, Francesco? Vuoi il microfono? Buonasera, grazie. Grazie Roberto, grazie agli organizzatori, la Camera Penale ovviamente, l'Ordine degli Avvocati di Modena per questa bella opportunità che ci ha offerto oggi in questa cornice davvero molto, molto particolare. Io voglio brevemente raccontarvi come è venuta fuori questa idea, come è nata l'idea di questo libro intervento. Intanto quest'anno è il ricorso del 40enne dell'arresto di Tortora e quindi dell'inizio della vicenda giudiziaria di cui sono state anticipate alcune riflessioni da parte di chi mi ha preceduto. E io da giornalista mi sono posto subito l'obiettivo di dare in qualche modo un contributo, no? Alla valorizzazione di questo anniversario. Un anniversario che ho pensato non può passare, non può essere lasciato passare come un giorno qualsiasi, ma deve diventare un momento importante di riflessione, di approfondimento, di analisi, e lo deve diventare non solo per gli addetti ai lavori, non solo per gli avvocati, per i penalisti, per i magistrati, ma lo deve diventare per tutti i cittadini. Questo è un obiettivo, secondo me, fondamentale. Ognuno di noi deve concorrere al raggiungimento di obiettivi così, così importanti. E in qualche modo, lasciatemi passare questo confronto che faccio, in qualche modo ho pensato potrebbe essere l'occasione per riequilibrare con un atteggiamento professionale, diciamo, giusto, no? Equilibrato, quello che successe nell'83
lo diceva prima Roberto, lo ricordava Roberto, ma lo ricordava anche il Presidente, con una stampa, un mondo dell'informazione che certamente non fece, diciamo, la parte che avrebbe dovuto svolgere, cioè in maniera equilibrata, in maniera serena, leggendo le carte, non passando le carte, cercando di non puntare il dito, ma di capire che cosa c'era in gioco, che cosa stava succedendo. E io ho pensato, come posso dare questo contributo? Per la verità, l'idea iniziale era stata quella di coinvolgere Francesca Scopellini. Poi Francesca, per una serie di ragioni personali, mi disse: guarda, non me la sento, non voglio riprendere questi ragionamenti, perché non ti rivolgi a Raffaele Della Valle? Magari. E fu lei a creare questo rapporto, questo collegamento con l'avvocato Della Valle, che io non conoscevo personalmente, non conoscevo di fama ovviamente, e devo dirvi che dopo un'ora dal nostro incontro io praticamente ero pronto a riprendere le mie valigie e a tornare in Calabria, perché Della Valle mi disse: magari io, per carità, ho preso la sua iniziativa, però per 40 anni non l'ho fatto, ho detto no a tanti giornalisti, lui in maniera elegante mi voleva dire, a tanti giornalisti, come dire, importanti, non capisco perché dovrei cambiare idea. Poi le cose sono andate, per fortuna, nella maniera giusta, così come io mi aspettavo. E quindi siamo arrivati a questo libro intervista, che non è soltanto, io credo che Raffaele convenga su questo, non è soltanto uno strumento che può permettere di fare il punto della situazione, di avere un quadro quanto più possibile completo di quella vicenda nei suoi diversi passaggi, ma credo che sia e possa essere uno strumento utile anche per riflettere sul tema della giustizia, che continua a rimanere centrale nella vicenda politica e non soltanto politica del nostro paese. Tema della giustizia, giustizia che, insomma, io credo di poter dire, senza tema di essere smentito, pesantemente influito sulla storia più recente del nostro paese. Se ci limitiamo a considerare soltanto gli ultimi 30 anni, grosso modo, insomma, un'analisi obiettiva, equilibrata, ci porta a, come dire, a valutare il peso che la giustizia, o un certo tipo di giustizia, ha sicuramente avuto nella evoluzione dei rapporti politici, delle vicende politiche del nostro paese. Tutto questo ovviamente fatto con il giusto equilibrio, con un atteggiamento quanto più possibile equilibrato, ma con l'obiettivo e il desiderio, appunto, di offrire un contributo in questa direzione. E l'altra cosa che vorrei dire, questo è un libro che guarda molto al mondo della scuola, guarda molto agli studenti che non sanno, per ragioni ovviamente anagrafiche, non sanno chi è stato tolto, che cosa è successo, ma non arrivano nemmeno a studiare questi momenti della storia italiana. Non lo si fa ai licei, al liceo, ma non lo si fa nemmeno all'università, e secondo me è una questione di non poco conto. E devo dirvi che la risposta che stiamo avendo dalle scuole, diverse scuole anche qui al nord, che hanno scelto questo libro per avviare percorsi di lettura e percorsi di approfondimento delle tematiche, no, dell'educazione civica, è motivo di, devo dire, di particolare soddisfazione. Ecco, io credo di potermi, almeno in questo primo giro, limitare a queste
brevi considerazioni che spero vi abbiano messo nella condizione di comprendere, ecco, le ragioni che abbiamo posto, che io ho portato all'attenzione dell'Avvocato della Valle nel nostro incontro, e gli obiettivi che abbiamo puntato a raggiungere, che devo dirvi con molta onestà, in larga parte sono stati raggiunti. Grazie. Intanto buonasera a tutti e ringrazio per avermi dato l'onore di poter parlare qui da voi. Ringrazio il Presidente del Consiglio dell'Ordine che in precedenza ha parlato, il Presidente delle Camere Penali, in particolare l'amico Roberto Chiossi, che effettivamente è stato uno degli organizzatori più risoluti, perché le telefonate che sono intercorse anche con me sono state sempre affettuose e devo dire frequenti. È una situazione estremamente difficile riassumervi in breve quello che ho scritto, peraltro in breve pure, e soprattutto vuole intanto evidenziare che chi scrive non vuole processare la magistratura. Oggi è un caso che non ci siano magistrati, ma non credo che sia un segnale negativo. Probabilmente quei magistrati potevano essere interessati, non hanno avuto tempo, ma non colgo dalla loro assenza una condanna al sottoscritto. Anche perché nel corso di questi mesi ho girato molto per l'Italia e devo dire che parecchi magistrati sono venuti, ci hanno messo la faccia, hanno discusso, hanno parlato, e quindi abbiamo fatto una sorta di strofinio del cervello, per utilizzare quella famosa espressione di Montaigne, tanto cara al sottoscritto. E devo dire, tra l'altro parentesi, che la presenza di Cuno, che conosco da oltre 30 anni, quindi so le gesta che ha fatto Cuno al di là delle ultime recenti, e l'ho conosciuto anche professionalmente, mi fanno ritenere che ove ci fossero tanti Cuno Tartuffer, ove ci fossero tanti magistrati dell'ufficio inquirente come il collega Cuno Tartuffer, certamente non ci sarebbe stato il caso Tortora, e certamente non ci sarebbero stati gli enormi casi che ci sono tuttora, e certamente forse non avremmo avuto neanche bisogno della modifica del codice penale procedurale. Perché quando un magistrato dell'ufficio del pubblico ministero costantemente durante la sua attività ha sempre svolto il ruolo di gendarme dell'indagine, di controlloro dell'indagine, è una garanzia per tutti e quindi una garanzia anche per i difensori. Purtroppo, ahimè, questo è mancato e continua a mancare. La seconda precisazione, un po' più puntuta, è che da tempo a questa parte, da quando poi stiamo così, girando per varie città d'Italia per spiegare questo massacro giudiziario, perché bisogna parlarci chiaro, non bisogna nascondersi dietro delle frasi di opportunismo, continuo a parlare di errore giudiziario. Qui non siamo in presenza di un errore giudiziario, e bisogna dirlo apertamente, io l'ho scritto, eppure insistono questi intellettuali, sì, però bisogna risalire all'epoca, la legge era un bel nulla. Gli strumenti c'erano anche nel 1983 per poter svolgere con lealtà la difficilissima professione del magistrato. Qui siamo in presenza di orrore giudiziario. Questo deve essere chiaro. Perché? Perché se ci sobborchiamo sui discorsi parafilosofici, la distinzione tra l'ignoranza della legge,
la distinzione tra l'errore, andiamo a percorrere dei meandri che ci portano fuori strada. Siccome chi vi parla, e lui mi conosce, è abituato a parlare a cuore aperto, senza infingimenti, onestamente, se devo fare un discorso sull'errore e sull'orrore, non lo farò sul piano filosofico metafisico, lo farò sul piano della, se si vuole, della metafora, perché noi difensori usiamo molto la metafora, specie in corte d'assise, perché la metafora è quella che meglio spiega un fenomeno giudiziario difficile, che talvolta spiega anche un fenomeno chimico-fisico-medico. È attraverso la metafora che il cittadino non addetto ai lavori può capire immediatamente se è una cosa o un'altra. E allora, per farla breve, l'ignoranza è questo foglio bianco, metaforicamente parlando, perché non c'è scritto nulla. E può contenere tutto il verso di tutto, non c'è nulla, è ignorante. Ignora, si ignora quello che c'è scritto. L'errore lo si ha quando il foglio bianco lo si riempie di obbrobri, di storture, di assurdità, di spazzature processuali probatorie asseritamente dette. E allora, compito del magistrato, anche inquirente, è quello di accertare per primo, lui per primo come giudice, se quello che viene scritto, vuoi da un testimone, vuoi da un asserito pentito, è qualcosa che può assurgere a dignità indiziaria, o se invece non è un macroscopico, una macroscopica schifezza. Voglio dire che prima di inserire nel sacco delle indagini un materiale, lo devi assaggiare, lo devi annusare e capire se quel materiale può essere inserito nel sacco degli indizi che, ove inserito, il futuro potrebbe poi assurgere alla dignità di prova. Qui eravamo di fronte ad una schifezza. Perché? Perché era semplice. L'ho detto. Eravamo di fronte, e siamo nel marzo del 1983, a due dichiarazioni. La prima, di Pandico, un personaggio psicopatico, ma non riconosciuto così da Raffaele Della Valle, prodomo sua, ma un personaggio, ed è noto ormai a tutti, che anni prima si era recato a un ufficio postale per effettuare un'operazione postale, aveva trovato un certo dissenso da parte dell'ufficio postale, lui lo salutò, si alzò, fece tre passi indietro, tornò, pom, 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 tre persone secche, uccise sul colpo. Ci fu un processo, la Corte d'Assise di Napoli, venne nominato un consulente psichiatrico e questo soggetto venne definito psicopatico, testuale, che gode nel mettere nei pasticci gli altri, lui trae una soddisfazione. Quindi capite voi che già dal momento, dall'elemento soggettivo, già il personaggio, un magistrato che si trova di fronte a un personaggio di questo genere dovrebbe tenere presente quel cartello che c'è in farmacia: attenzione a usare con cautela, almeno con cautela. Se poi andava a vedere e andava a leggersi e andava a pensare su quello che leggeva, siccome era un obbrobrio, era tutto dislogico,
era tutto contraddetto da una realtà fattuale e anche di carattere cronologico temporale, doveva dire no, grazie, questo lo butto via, perché è un errore. Perché se non lo butto via, l'errore, corre il rischio di diventare realtà. Perché poi la stampa, oggi, domani, dopodomani, però se c'è scritto poi viene fuori la cederna che scrisse allora, se però ti arresti, ti suonano il campanello la sera i carabinieri, qualcosa è fatto. Ma quello che è peggio, ed è lì che uno si pone il dubbio, perché l'hai fatto? Tu non puoi non considerare che Pandico era stato interrogato ben 5 volte prima, aveva fatto l'elenco dei notabili della Camorra, i cosiddetti camorristi ad honorem. E di Tortora? Non c'è traccia? E tu non ti poni il problema della tardività? Voglio dire, in quei casi cominci a avere dubbi, ma questi magistrati sono così ingenui da non capire che l'affidabilità di un testimone vale anche osservando quando dice qualcosa? Non capisci che questo qui è uno psicopatico? E se non lo capisci, o sei ignorante, o forse, punto interrogativo, lascio a voi la determinazione. E questo è il grave. Dopo 5 volte chiama il pubblico ministeri, 2 pubblici ministeri, nel frattempo enfatizzati, perché si noti, apro una parentesi, perché il processo Tortora ha avuto queste dimensioni? Perché a posteriori lo si può interpretare come il primo esperimento del populismo giudiziario, che venne poi troncato fortunatamente dalla Corte d'Appello di Napoli, che interruppe immediatamente questo andazzo. Ma fu il primo processo in cui i pubblici ministeri assumevano una veste quasi etica, in cui la stampa li esaltava, tant'è che venivano definiti i Maradona del diritto, proprio un culto della personalità pazzesca, e non a caso, perché tanto più tu esalti la fonte accusatoria, tanto più dai la credibilità a quello che dalla fonte accusatoria deriva. E quindi già di per sé stesso questa situazione. Il secondo pentito, ma non pentito, perché la legge sui pentiti non c'era, c'era la legge sui pentiti perché riguardava però i pentiti politici, la quale legge, il quale pentimento ha dei percorsi ben diversi dai percorsi dei mafiosi, dei camorristi, che sono soltanto degli opportunisti, perché c'erano pentiti politici perché avevano ritenuto che la loro rivoluzione non aveva un altro problema. L'altro era Barra, interrogato dall'autorità giudiziaria napoletana 17 volte, dico 17, e 7 dalla Procura di Potenza, mai parlato di Enzo Tortora, mai, di tutto, di più, ma mai. Il 19 aprile ne parla, cioè dopo che Pandico il 28 marzo le accenna. E sapete come ne parla? Vanno i PM a interrogarlo presso la caserma di Pastrengo, dove era diventato il Grand Hotel dei pentiti, altra regola fondamentale violata. Quindi vedete che non c'è niente, le leggi. Ma la legge c'era, la Costituzione, articolo 27, era già operativo. Ma stiamo a scherzare. Lo vanno a interrogare e il PM vede questo
mostro di crudeltà e di efferatezza. E sapete cosa gli dice? In base al segreto investigativo, caro signor Barra, non aveva detto caro signor Barra, ma signor Barra poteva anche dirgli caro perché era tenuto in una massima considerazione, come vedremo nell'uso. La informo che Pandico 15 giorni fa ha detto che Tortora, dicono, è affiliato alla Camorra. Sapete cosa risponde Barra? Questa è storia, eh? Storia che dovrebbe essere studiata all'università, ci sono i verbali. Ho bisogno di riflettere, le farò sapere. Noi facevamo istanze tutti i giorni, rigettate, umiliate, offese, poi se a caso vi parlerò delle mie condizioni psicologiche e così. Questo signorino, che ripeto, ha squartato il turapello, ne ha tolto il cuore, l'ha morsicato, ha bisogno di riflettere. E quattro giorni dopo, puntuale, dirà: Tortora effettivamente non è solo camorrista, ma fa parte anche della delinquenza di Milano. E lì si lascia andare dei racconti fantasmagorici. Questo era il sacco pieno di elementi indiziari al 19 aprile, e dal 19 aprile al 17 giugno, con un Tortora che è segnalato da questi due pazzi, visto che non buttano via nulla ma li tengono lì, non fanno un'indagine, non un accertamento bancario, non un accertamento tecnico, se fosse per ipotesi consumatore di cocaina, non un pedinamento, nulla. E sapete perché? E questa è l'anomalia. Quindi non è errore giudiziario, errore, ma non c'è neanche stata l'inchiesta. Dirà Tartuscher, possibile. Non c'è inchiesta in questo processo, non c'è intervento di polizia giudiziaria, non c'è intervento di carabinieri. Ci sono solo, e mi avvio alla conclusione per andare avanti, delle piccole segnalazioni che i carabinieri fanno all'inquirente su input dell'inquirente, ma un input limitato, dimezzato, una sorta di cavaliere dimezzato di calviniana memoria. Cioè io ti chiedo una cosa, ma mi devi rispondere solo questo, attenzione, non devi dilatarti, perché altrimenti diamo ragione alla difesa. Ti faccio un esempio. A un certo punto Melluso dice, in queste sue fantasmagoriche invenzioni, gennaio o febbraio del 1984, tra l'altro, quando ormai, che ci sarebbe stata una riunione alla vecchia Milano, ristorante, non si capisce se di mezzogiorno o di sera, perché prima descrive il signore ingioiellate, verosimilmente a Milano ci si ingioiella anche qui, penso di sera, verosimilmente giorno, dove, raffigurando una scena che potrebbe essere mutuata anche dal film Mani sulla città, c'è Tortora che guarda una planimetria di Milano e il Gotha, Calvi, Carboni, tutti quelli che in allora erano, che guardano questa carta geografica, e quindi trae un vincimento i due Maradona del diritto e il giudice istruttore traggono un ulteriore convincimento, e quindi la stampa, via tutti i giorni, Bulgarelli della RAI, eccetera, che quindi è un elemento indiziario. E quando noi diciamo: volete riscontrare, volete interrogare il direttore del ristorante, il cameriere, il guardarobiere, la gente, perché cosa dire se Tortora, 27 milioni di telespettatori, poteva passare lì inosservato e illustrare? Loro fanno una missiva, accertare se esiste la vecchia Milano.
carabinieri non c'entrano nulla qua, rispondono alla delega. Esiste la vecchia Milano, è in via Aurispa numero 7, ha 12 vetrine e 25 dipendenti, punto e basta. E siccome loro ritengono assolto il dovere di aver riscontrato oggettivamente perché esiste la vecchia Milano, io dissi loro che è passato allora questo messaggio, che se uno mi accusa di aver ucciso uno sotto la torre di Pisa, basta accertare l'esistenza della torre di Pisa ed è finita. E mi avvio alla conclusione. E perché vi dico questo? Perché l'unica relazione dei carabinieri che fanno sul processo Tortora, e forse è un lapsus freudiano, che poi ho scoperto poco prima dell'arringa, in mezzo alle carte, questa squalli di fascicoli senza indici, scritti in qualche maniera, molto spesso alla stessa ora, il difensore d'ufficio, che qui la responsabilità degli avvocati, ne potremmo parlare lungo perché è molteplice la responsabilità, non avviene per caso. Magistrati specifici, non tutti, avvocati specifici, non tutti, stampa specifica, quasi tutta. I carabinieri, sentite, rispondono alla missiva, come si fa, di dare informazioni su Enzo Tortora, e si rinviene nel fascicolo rapporto di polizia giudiziaria senza data e senza firma allegato agli atti del processo Tortora. Però è illuminante. Perché? Tortoretto, nato a Genova il 30/11/28, domiciliato a Milano via dei Piatti numero 8, presentatore Rai TV. Ok, tutto bene, non lo sapete mai. Noto personaggio nel mondo dello spettacolo, punto. Attualmente conduce la trasmissione televisiva Portobello in onda sulla seconda rete del TV tutti i venerdì alle ore 20:40. Punto. Proprio per questa trasmissione gode dell'ammirazione del pubblico, ed è una causa stata allora essere stato ammirato dal pubblico per certi che chiamiamo che grufolo, no? L'invidia è un altro motore della nostra società e molto spesso incide fortissimo anche nel mondo giudiziario. Proprio per questa trasmissione gode dell'assieme del pubblico sia in campo nazionale che internazionale, punto. Tu che sei un esperto, attenzione, si vuole, chi lo vuole, sta rispondendo al pubblico intero, è un raptus freudiano, no? Si vuole che sia dedito allo spazio delle stupefacenti nell'ambito artistico da lui frequentato. La droga la riceverebbe, qui, altro che medioevo, altro che la lepre, qui è medioevo, altro che errore giudiziario, qui siamo nel medioevo. La droga la riceverebbe da alcuni affiliati dell'MCO, della Tor di Milano, con i quali sarebbe in stretti rapporti. Sul suo conto non si annoverano pregiudizi. Ma di che cosa ti muovo? Questa è stata solo una vergogna che io, finisco, purtroppo avevo capito subito quando il 21 giugno andiamo all'interrogatorio dei due magistrati, quando saggiamo che cosa c'è nel sacco, come diceva l'amico d'allora che arrivò più tardi. E lì l'esperienza per me fu devastante, distruttiva, e forse ha influito notevolmente sul mio modo di concepire, sul mio modo di pensare, anche se poi ho sempre avuto fiducia nella giustizia, l'ho ancora tuttora, nel tramo sono 60 anni che faccio l'avvocato e ho ancora la fiducia nella giustizia. Perché sentite
che cosa è stato l'interrogatorio, la stampa naturalmente si interessava se Melluso era vestito da Versace piuttosto che da un altro, la stampa, una giornalista del secolo XIX di Genova si attardava sull'eleganza di Melluso, che sapeva affrontare con destrezza delle cose oscene. Il 21 arriva l'interrogatorio. Il 19, due giorni prima, il messaggero, Tortora ha confessato, poi si è pentito quel giornalista, devo dire, uno dei pochi che si pentì, Tortora ha confessato. Noi siamo, io e Coppola, disperati, emozionati, distrutti anche psicologicamente dalle bombe che ci arrivavano. Tortora era già distrutto di per se stesso perché aveva subito la detenzione. Andiamo a questo interrogatorio, sapete come avviene? Raiban, di ordinanza, tutti e due magistrati abbronzati, degli uomini, aspetto, serve anche quello evidentemente, no? Tutto serve a fare l'immagine di questa giustizia populista che in quel momento si stava affermando con il concerto dei picadores, cioè i giornalisti che tentavano di matare il toro che era Tortora. Io le faccio tre domande. La prima, lei conosce, è mai stato a Ottaviano? Questo era un processo che aveva smosso le coscienze di tutta Europa. Io mi sento fare questa domanda. Lei è stato Ottaviano? Tortora dice mai, però ho scritto sulla nuova camorra allora di Ottaviano perché sfruttava i contributi che venivano forniti per il terremoto dell'Irpinia. Prendo l'atto e qui viene il bello. I due PM estraggono dal sacco dell'immondizia una fotocopia 1983, potete immaginare, non quelle di oggi che sono, danno l'immagine migliore dell'originale, di una carta d'identità priva ovviamente dei dati, gliela batte sotto il naso. Conosce questa donna? Tortora è distrutto. È allibito. Io e Coppola non sappiamo dove sbattermi, ma cacchio, scusate l'espressione, cosa significa? Mi azzardo a dire, ma ci vuole dare un'indicazione a questa donna, cosa fa? È un'insegnante, è una professoressa, è una ballerina, qualche cosa? Ah no. Volete sapere la risposta dei Maradona del diritto? Ecco perché non c'entra niente la cultura, è la coscienza, è il cervello, è la cultura! Avvocati, proprio come se fossimo pezze da piedi. Cosa vuole che faccia la puttana? Cioè Tortora, 27 milioni di telespettatori, fondatore quasi della RAI insieme a Mai Buongiorno, con una biblioteca, quando venne poi la sequestro a casa, constatare una biblioteca con tutti gli autori inglesi e francesi, polilingue, solo una puttana può frequentare, perché l'abbiamo arrestato noi. E lì ho capito che avrei avuto veramente dura la vita e la fatica, perché se combatti con questa cultura devi così farne di strada, poi magari vi racconto come poi sono riuscito in seguito a superare questo shock che è stato devastante. La terza domanda l'avevamo chiarita, era una questione di centrini, non c'entrava Tortora perché era una diatriba tra un certo Domenico Barbaro e la RAI. Barbaro aveva mandato dei centrini che non erano stati venduti e Barbaro richiedeva
il compenso di 800.000 lire ed era nata una controversia ed era tutta stata gestita dall'ufficio legale. Per il momento mi fermo qui perché è interessante anche conoscere il parere e le esperienze, devo dire, del grande Cuno Tafuser, riservandomi evidentemente di rispondervi in prosieguo. Grazie. Ma allora io chiedo anche un confronto un po' più preciso a Cuno Tafuser, che non lo sapete, lo posso dire, ma è anche un avvocato, perché l'esercizio dell'abilitazione forense penso che l'abbia ottenuta prima ancora di entrare in magistratura. Perché lo bravo? No, non sono perfetto. Ma perché volevo che venisse compiuta anche una riflessione da parte tua, Cuno, su un aspetto che oggi va molto di moda, ma che all'epoca stato esaltato, ovvero sia di questo morboso rapporto tra la stampa iniziale e questa indagine. Apro in due secondi quello che sarà il tuo intervento. Questa platea deve sapere che Enzo Tortora venne arrestato il 17 giugno del 1983, ma alle ore 4 del mattino, mentre dormiva nella sua stanza dell'Hotel Plaza a Roma. La stanza viene perquisita, a parte il fatto che circolavano presso alcuni media già delle notizie da 24 o 48 ore che lo davano arrestato, lo stavano arrestando 48 ore prima. Feltri, Vittorio Feltri, che è stato quello che conosciamo oggi, insomma, è stato un sostenitore dell'innocenza. Proprio in quel periodo Zingarelli ha introdotto il nuovo vocabolario italiano delle schiere, ha spiegato bene, erano gli innocentisti e i colpevolisti. Su Camilla Cederna parlerete voi, o direte voi, Camilla Cederna fu la prima che disse, beh, se costui viene arrestato alle 4 del mattino qualcosa avrà ben fatto. Dall'altra parte, soprattutto perché nell'agosto dell'83 tu sei andato a bussare alla porta di Enzo Biagi, abbiamo un gruppo di innocentisti dove c'erano persone di poco conto, c'era Leonardo Sciascia, Italo Calvino, Vittorio Feltri, Enzo Biagi, Piero Angela, Italo Mereu e probabilmente Carrone. Esatto. E tra questa schiera di innocentisti e colpevolisti vi era tutto un sottofondo di bieco, volgare, malvagio giornalismo, quando che si è estrinsecato in azioni di questo genere. Viene portato alla Pastrengo, rimane lì per del tempo, fin tanto che non vengono convocati i giornalisti di tutti i maggiori quotidiani di questo paese. Di tutto il mondo. Di tutto il mondo. Beh, sì, certo, Marco. È verità quella che vi dico, perché non solo è riportata nel lavoro di Costner e di Raffaele, ma quando il cameraman delle TV, della Rai TV, vennero indirizzati da colui che li comandava, che era un giornalista della RAI, dopo 5 o 6 ore che in manette, con i ceppi, con i ferri, Enzo Tortora stava a disposizione dell'autorità giudiziaria sul mandato di cattura di Lucio Di Pietro e Felice Di Persia, dissero ai cameraman: riprendete i polsi. È vero questo? Ma con una libertà di giudizio. Sì, ceppi, vero, no, i moschettoni. Fu dura per gli innocentisti, nonostante avessero nomi e cognomi come quelli che vi ho riportato.
tutto si è risolto in un articolo di Enzo Biagi sul Corriere, e se fosse innocente. Quella è una pagina da, memorabile. Da spiegare. Vi dirò di più che la polizia giudiziaria, e viva il segreto istruttorio, caro, perché ha pubblicato le videoriprese delle perquisizioni che vennero compiute in Via dei Piatti, o dove abitava prima, credo, in casa, nel domicilio, dove risiedeva Enzo Tosi. Io ti chiedo, Cuno, di intervenire su questi punti. Sì, la dovizia che ti riconosciamo. Allora, ovviamente ringrazio anch'io. Sono, quando mi ha telefonato l'avvocato della Valle chiedendomi se avessi accettato di venire oggi, ho subito detto di sì, no? Non ho esitato un attimo, perché ogni tanto anch'io mi devo sfogare, giusto? Io poi risponderò su questo, perché mi sono fatto l'appunto, però seguo una scaletta che mi sono fatto mentre parlavano. C'è ancora libertà. Sì, sì, no, per fortuna. Allora, io devo fare una premessa e una confessione. La premessa è che io nulla so del caso tutto. Nel senso che non, l'unico atto che ho letto adesso, sbirciando quello che aveva l'avvocato della Valle qui davanti. Ma io non so nulla del caso tutto. Io quando Totò fu arrestato ero un neolaureato a Padova, ero entrato in uno studio legale per fare la pratica di procuratore legale, si diceva una volta, oggi purtroppo si fa subito la pratica di avvocato, secondo me è sbagliato, ma comunque. Però erano tempi, se ricordate, o quelli diciamo meno giovani li ricordano, tempi abbastanza bui in cui si doveva scegliere da che parte stare, no? Perché c'era morti per strada, no? In quel periodo. Io ero fortissimamente attratto, c'è anche un motivo specifico, ma fortissimamente attratto dal ruolo del pubblico ministero. Perché ero attratto dal ruolo del pubblico ministero? Perché io ritengo tuttora, anche se ovviamente adesso in maniera poi vi dirò perché, per me stesso, ma non in modo generalizzato, che il pubblico ministero sia il primo organo giudiziario a intervenire a tutela della collettività e quindi a tutela dell'imputato, a tutela della parte offesa, a tutela delle persone, dei cittadini. Comunque era un periodo in cui dovevo scegliere se fare l'avvocato, cosa di cui io non ero capace, perché poi ero no, cioè sono il più napoletano degli altoatesini, insomma sono molto esuberante, così almeno mi definisco, e quindi ero proteso verso la magistratura, ma non verso la magistratura, verso il pubblico ministero, perché io volevo essere sul posto per poter incidere nei modi in cui ero capace sulla giustizia, cioè dare il mio contributo di, virgolette, giustizia terrorista. Ed avevo una sorta di, per me la magistratura era un ideale, un luogo in cui entrare e trovare persone che la pensavano esattamente come me, con la stessa deontologia, con la stessa morale, con la stessa etica. E quindi, e qui adesso arriva la confessione, quando arrestano Tortora, di cui io, appunto, oltre a vedere in televisione e leggere qualche giornale, non sapevo nulla, anch'io dico, cioè, se tutti la pensano come me, cioè se tutti agiscono come me, certamente, cioè non avevo motivo di dubitare di nulla. Poi ovviamente le cose cambiano, per fortuna, e quindi questa è la mia etica in cui io ho sempre agito da sostituto procuratore, da procuratore della Repubblica, ma evidentemente a un certo punto sono diventato fastidioso a chi, alla corintocrazia che c'è nel nostro mondo. Io il dottor Sottile. Sì, è uno di questi, ma cioè, sono gli altri, purtroppo, anzi migliaia di altri.
ed io non ho mai, io ho sempre pensato che l'autonomia e l'indipendenza innanzitutto deve essere tua interna, e la interna del tuo del luogo di lavoro, della tua parte professionale, perché è inutile rivendicare l'autonomia e l'indipendenza rispetto alla politica, cioè questa mi pare una cosa ovvia, ma quello che io fortemente critico è che noi, non so, facciamo delle indagini per, si legge ogni tanto, no? Indagini per, perché i concorsi truccati all'università, per tutte cose che noi, o su questioni di colpe mediche, eccetera, quando noi di responsabilità per colpa ne abbiamo ogni giorno, poi vi ne farò qualche esempio, e quando i nostri concorsi sono tutti truccati, non ce n'è uno che non è truccato, capito? Cioè, i concorsi per i posti, ovviamente, virgolette, di potere, o ritenuti tali, sono tutti truccati. Oh. Quindi non ero molto amato, nel senso che la mia nomina a procuratore della Repubblica di Bolzano era un incidente di percorso. Se io ad oggi vi racconto come io sono diventato procuratore del pubblico di Bolzano, dico, è un esempio paradigmatico di come non si fa un procuratore della Repubblica. Per sbaglio, hanno fatto uno sbaglio, poi magari hanno fatto qualcosa di buono, ma è stato nella loro ottica un errore. Quello si chiede, no? Tant'è che c'è un collega che per fortuna è andato in pensione, molto famoso, che era al consiglio e che è l'unico che conoscevo in quel consiglio che ha detto no, state attenti che facciamo questo, non viene, okay. Quindi io vengo in qualche modo mandato via e sono stato per 11 anni, beato me, devo dire, all'AIA, giudice delle Corte Penale Internazionale, dove vicepresidente, è anche vicepresidente della Corte, quindi cioè una sorta che io interpreto, dico adesso, un promoveato, un ottomadoreato, no? Cioè, mano va tutto via. Il problema però è che quando rientro in ruolo 3 anni fa, ovviamente si abbatte la mannaia, no? L'invidia, quant'altro. Tant'è che mi fanno un'indagine penale di 2 anni e mezzo in cui cercano in qualche modo di trovare qualcosa che non hanno trovato, perché io non sono solito uscire di casa a commettere reati. Sono stato accolto dal gelo nel mio ufficio, gelo che tuttora persiste, peraltro c'è anche il procedimento disciplinare, al punto tale che a un certo punto io ho fatto delle domande per uffici direttivi, mandando il mio curriculum, non chiedendo niente a nessuno, e dal consiglio, dal CM, come lo chiamo io, il consiglio della magistratura, che non si capisce perché è superiore, non si capisce a cosa, ho ricevuto 0 voti, nel senso che questo non è con un parere negativo da parte del mio pseudo capo ufficio di allora. E adesso mi ritrovo ovviamente con un procedimento disciplinare che non vedo l'ora di affrontare. Cosa succede quando... Ecco, il fatto... Quindi io non so nulla del caso Tortora, ovviamente adesso ne so qualcosa in più, chiaramente, e ho cambiato completamente ottica e visione delle cose. Non fosse altro che conosco l'avvocato della Valle da qualche anno e quindi è di per sé garanzia di serietà e di bontà, anche senza leggere gli atti. Ma perché quando rientro a Milano, e non a Milano, a Milano, no? Mi trovo di fronte a delle cose agghiaccianti, tant'è che mi sono fatto un fascicoletto che ho chiamato provvedimenti assurdi. E ve ne do qualche piccola, non parlo di erba, perché che è una roba, io non sono impazzito, l'ho fatta scientemente. Ecco, vi do qualche... La prima cosa che mi capita è una richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione di un ragazzo di 19 anni. Io leggo questo malloppo ovviamente in modo neutro, cioè non sono
Cioè non parto dal presupposto che bisogna cercare di fregarlo e di non pagargli perché lo Stato... Perché questa è la tendenza, no? Ecco, io vado neutro e alla fine adesso vi leggo solo due o tre passaggi. Ecco, non è questo. Ecco, leggo due o tre passaggi perché era abbastanza, il parere è abbastanza... Espone, il procuratore generale letti gli atti espone. Il presente caso giudiziario, che ha visto coinvolto suo malgrado l'istante, che si chiamava Mozzo, è drammaticamente paradigmatico di come non si fanno le indagini, di come non si fa il pubblico ministero e di come non si fa il giudice della libertà personale e delle persone. E concludo, poi faccio tutta la digressione sul perché, cioè gli spiego anche il perché alla Corte, perché è sempre bene spiegarlo. Per quanto esposto, è indubbio che l'istante mai avrebbe dovuto essere arrestato, difettando ab origine il requisito di gravi indizi di colpevolezza, che nel corpo del coso ho creato questo neologismo, i gravi indizi di innocenza. C'erano gravi indizi. Essendo la sola ricognizione fotografica, peraltro di una fotografia portata da parte offesa ai carabinieri, questo c'è scritto, in presenza di numerosi profili di inattendibilità, certamente subvalente e comunque da valutare con estremo rigore rispetto alla certezza, che egli non faceva parte del gruppo di aggressori che avevano trascorso insieme a Capodanno. Ma ancora più in dubbio, se mai possibile, è il fatto che il soggetto mai avrebbe dovuto essere mantenuto in custodia cautelare dopo l'interrogatorio di garanzia, posto che al giudice era stato fornito nella quasi immediatezza dell'esecuzione della misura cautelare, quindi nelle 48 ore tra l'esecuzione e l'interrogatorio di garanzia. Io immagino che siete tutti avvocati, quindi non do tante cose per scontato, un alibi dichiarato, documentato, facilmente verificabile in poche ore se solo si fosse voluto, confermato dall'indagato e confermato da due coindagati, quando non era per lui innocente, non c'era, interrogati poco prima dallo stesso giudice che poi come terzo avrebbe interrogato questo. Una tale sequenza di errori, di superficialità, quali quelli evidenziati, che se trasferiti in un ambiente professionale diverso, ma normalmente delicato, quale ad esempio quell'ospedaliero medico, avrebbe certamente causato gravi danni o la morte del paziente, con la conseguenza altrettanto certa e giusta che un pubblico ministero avrebbe aperto l'indagine e un GIP avrebbe poi controllato. Cioè, e mi fermo qui. Per tutti i motivi esposti, il procuratore chiede ovviamente di accogliere la domanda e chiede che la Corte trasmetta gli atti al procuratore generale della Corte di Cassazione quale titolare dell'azione disciplinare fino a valute eventuali condotte. Voi pensate che l'abbiano trasmesso? No, ovviamente. Gli hanno dato 10.000 euro, ma non li hanno. Vi faccio un altro esempio. Questa era una di queste... porcate, scusatemi se sono così virulento, ma anche della Valle era virulento, quindi faccio anche qui così, quelle porcate che è comprensibile in tempi di Covid, ma non comprensibile a seguito della Cartabia che nel 589 bis ha inserito ovviamente come ho scritto, e io faccio una requisitoria. La requisitoria, dico, ovviamente leggo, vedo una sentenza che è fa orrore, che non vi dico, se volete poi ne possiamo parlare, e a un certo punto dico, analizzo la sentenza e dico, guarda, questa fa schifo, non è motivata, è motivata malissimo. Cioè. Poi a un certo punto dico, guardiamo anche l'appello, perché non guardo gli atti d'appello tendenzialmente, perché guardo la sentenza, già se mi incomincia è inutile che vado anche a vedere, ma l'ho guardato perché era una roba alta così.
e scrivo: la rivista del PG potrebbe concludersi qui con la richiesta di declaratoria di nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione. Se non fosse che la successiva lettura dei motivi d'appello ha aperto scenari impensabili ed impensati che, pur avendo una rilevanza diretta e immediata e decisiva anche sul procedimento di esame, dando prova di vero e proprio stalking giudiziario da parte dell'una e da parte dell'altra, non solo non sono stati neppure sfiorati nella sentenza, sentenza che era di stalking, no? Che un altro reato che non se lo ricordo, e sono stati tutti ignorati dal giudice di primo grado. Si può imparare dalla lettura del copioso atto d'appello, ampiamente documentato, che l'imputata è figlia naturale della vittima, che le due donne hanno impegnato la giustizia milanese in decine di procedimenti civili e penali, che le denunce e querele ammontavano a 103, no? Che le decisioni giudiziarie definitive, tutte azionate dall'una contro l'altra, hanno sempre visto la prima soccombente, che in una delle decisioni la denunciante veniva definita completamente e assolutamente non credibile, disturbo della personalità, eccetera, eccetera. Mi fermo anche qui, rinviando per ulteriori interessanti dettagli all'atto d'appello. Mi sia però a questo punto consentito di annotare, come una volta di più, nel caso di specie, con un'inusitata evidenza, l'importanza del ruolo del difensore e quindi, mutuando dal pensiero hegeliano, faccio anche filosofo, del ruolo dell'antitesi, soprattutto quando, come nel caso di specie, chi impersona la sintesi non svolge il proprio ruolo con la necessaria e soprattutto con la dovuta diligenza. Ovviamente anche questa è stata poi assolta. C'è un caso che sta particolarmente a cuore all'avvocato della Valle, perché glielo ha raccontato. Corte d'assise d'appello. Bellissimo. Io sono il corte d'assise d'appello, pubblico ministero, leggo la sentenza, mi vengono i brividi. La sentenza di condanna per omicidio di questo signore era motivata in questo modo. Credetemi sulla parola, se volete io vi mando tutti i dati. È colpevole perché quello che lui dichiara, non ci credo, è un bugiardo. Questa è la prova. La prova è che lui dice il falso. La cosa che mi ha fatto però inorridire è questa. Interessante. Il 9 giugno 2020, alle ore 10, dopo un anno meno due giorni, perché il fatto è del 11 giugno dell'anno prima, il fatto pseudo-omicidiario, che in realtà era un omicidio colposo, il pubblico ministero, anzi, visto che dobbiamo essere corretti anche sul filo gender, la pubblica ministera, se volete, emette un decreto di intercettazione telefonica d'urgenza dell'utenza all'indagato. Mentre la motivazione sui gravi indizi di reato si fonda in larga parte sulla versione dei fatti forniti all'indagato, veramente giudicata, virgolette, inverosimile, non si comprende, priva di qualsiasi di plausibile spiegazione, nessuna giustificazione fornita dall'indagato, eccetera, le ragioni di urgenza sono così motivate. Testuale, rilevato che l'intercettazione delle conversazioni che interverranno sull'utenza telefonica di uso dell'indagato appare assolutamente indispensabile dal momento che la scrivente è in procinto di notificare l'indagato all'avviso di conclusione delle indagini, e pertanto occorre conoscere quale sia la reazione dell'imputato a distanza di un anno dai fatti, un'imputazione per omicidio dai fatti, a distanza di un anno dai fatti, dinanzi a un'imputazione per omicidio volontario. Probabilmente tale avviso potrebbe destabilizzarlo. Rilevato altresì, si grazie in condizioni di assoluta urgenza, bla 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 bla. Adesso parlo di nuovo io. Precisato che sottolineatura e grassetto assolutamente indispensabile sono nel decreto, non sono noi, ci si chiede, retoricamente si intende, come possa mai essere oggetto un decreto di intercettazione che dipende da un atto, l'avviso di conclusione delle indagini, nell'esclusiva del video del pubblico ministero.
Ci si chiede ancora se la dichiarata assoluta indispensabilità non sia sintomatica della debolezza probatoria all'esito di un anno di indagini, quasi la sua confessione, una sorta di ultima spiaggia, nella speranza che l'indagato faccia un passo falso. Guardate, è solo l'inizio di questo obbrobrio. Adesso viene bello. Un modo di procedere che lo scrivente ritiene essere da definito nel corso del suo requisitorio, questo è il ricorso per Cassazione, perché ovviamente la sentenza d'appello conferma l'impugnata sentenza. Io faccio un requisitorio di 2 ore, faccio un casino del diavolo, confermate l'impugnata sentenza, quindi faccio un corso per Cassazione. Che ha definito nel corso del suo requisitorio di inaudita e inammissibile gravità una vera e propria trappola. Solo a colorare dove l'urgenza evidentemente era tale che G.P. del tutto ha criticamente convalidato il giorno successivo, ancora prima che avessero attaccato i telefoni. Dopo 2 settimane di ascolto, sentite questo perché è fantastica, poverino, dopo 2 settimane di ascolto la polizia giudiziaria ha trascritto 14 conversazioni tra quello che ha appena ricevuto l'atto di conclusione delle indagini per omicidio. Ritenuta interessante, che trasmette al pubblico ministero il 6 luglio, con un'affermativa in cui, tra gli altri, incredibilmente scrive, aperte virgolette, l'intercettazione telefonica ha fatto emergere ulteriori elementi di conferma del quadro accusatorio. In estrema sintesi, Alfano delle telefonate e avere interlocutori si proclama, ovviamente, innocente, definendo allucinante l'accusa di aver ammazzato, lasciando trasferire soltanto sentimenti di colpa. L'indagato, seppur a distanza di un anno dal reato ipotizzato, anziché fare chiarezza, dimostra poca lucidità, ma pare piuttosto preoccupato dell'imputazione. Ma signori, non è finita qui. Non è finita qui. Quindi la polizia giudiziaria, ma evidentemente anche il PM, il GIP, il GUP, e come vedremo nel prossimo, fino anche la Corte d'Assise d'Appello, il proclamarsi innocente equivale a dichiararsi colpevole. Ne prova il fatto che il 20 luglio 2020, ovvero un anno, 1 mese e 9 giorni dopo dal fatto omicidiario, il PM chiede e il GP emette mandato in casura, misura cautelare, in carcere. Questi l'accoglie il GP con un'ordinanza che è un copia e incolla di 13 pagine e la parafrasi di una pagina. Per entrambe le richieste ordinanze, i gravi intensi di colpevolezza consistono in buona sostanza, ancora una volta, nell'inverosimiglianza variamente definita della versione fornita all'imputato, mentre l'esigenza cautelare è data dal pericolo di reiterazione del reato. Si tratta, dicono loro, no, perché guardate, cioè, sembra una barzelletta, ma questo c'è da Milano, non nel Burundi, con tutto l'amore che ho per l'Africa. Si tratta, scrive di un soggetto recidivo infraquinquennale che presenta un precedente recentissima condanna per minaccia, una per ingiuria e precedenti di polizia di atti persecutori. Come osservato il pubblico ministero, certamente di fronte a una persona dal carattere aggressivo e privo di freni inibitori. Chiuse virgolette. Così scrive il G. Scrivo io. Difficile capire come da un decreto penale di condanna non opposto per minaccia e un'ingiuria depenalizzata, risalente ad ottobre 2011, una non meglio precisata segnalazione di polizia rimasta tale, in uno con un giudizio di PM e GIP di cui non sono riportate le competenze in materia psicologica o psicanalitica, secondo cui la TAN serve persone di carattere aggressivo, eccetera. E l'hanno. E io ho fatto ricorso per Cassazione. Per fortuna l'hanno accolti tutti e 2 i motivi. Abbiamo fatto il processo nel luglio scorso e finalmente è stato scarcerato. E la PM che fino a e no, ma non lo so ancora di. Il Procura Generale di Cassazione ha chiesto il rigetto del mio ricorso. La Cassazione, perché io dico, cioè qui la Cassazione potrebbe distruggere, cioè veramente intervenire in maniera pesante, ma in maniera farisaica, come la Cassazione spesso è, giusto? Giusto. Gesuitica, chiamiamolo come vuoi, dici così. Peraltro, su questa cosa, va in premessa disatteso l'argomento svolto dal procuratore generale territoriale ricorrente lì dove sembra voler indurre un elemento di intrinseca debolezza dell'impianto accusatorio del fatto,
che anche all'esito dell'indagine sono ricercati elementi di prova, disposizioni ulteriori, cioè intercettazioni. Il pubblico ministero al lume del 358, evidentemente non l'hanno letto fino in fondo, il 358, compie ogni attività volta a promuovere le indagini, sì, ma anche a favore del deputato, non c'è scritto più. No? Secondo la sua valutazione, noi c'è tutte le puttanate in questo momento. Vi faccio ancora due esempi, scusatemi, vi faccio ancora due esempi, solo per dirvi che da allora non è cambiato nulla. Questa è la cosa drammatica. Solo che questo è un fatto eclatante, e quindi è finito sulle pagine, ma non è così. Io ho fatto, vi do solo conto di due ricorsi per Cassazione recentissimi. Una, vedo una sentenza, sapete che adesso ormai con lo scritto, cioè il titolo, uno dice la sentenza buona, visto, ritenuto, eccetera. Solo che ogni tanto mi casca l'occhio, perché poi un minimo di praticaccia ce l'ho, no? Mi casca l'occhio. Io qua già, siccome si trattava di una truffa informatica, sa posta web, subito.it, tutte queste cose che mi passano, io da vecchio boomer, di cui sono onorato, mi passano altissimi, quindi vedo sta cosa qua, truffa informatica, va bene, chiedo la conferma. Appunto, mi casca l'occhio e chiedo la soluzione. Faccio una requisitoria scritta, diciamo, lunga, due o tre pagine. Perché? Di cosa mi accorgo? Che questa signora era una signora di 82 anni, l'imputata come nata, 82 anni, incensurata, sottoposta a amministrazione di sostegno. Quindi scrivo, detto, state attenti, guardate, qui evidentemente si è bevuto il cervello, il giudice di primo grado, scrivo alla Corte la stile e chiedo, ovviamente, la riforma della prima sentenza e la soluzione di questa donna che nel frattempo è 97, speriamo che muoia prima della sentenza. Cosa fa la Corte d'Appello? Conferma la prima sentenza. Io faccio un salto, come fai? Allora, beh, sarà stato in concorso, scrivono, o qualcuno, ma non è contestato il concorso. Cioè, peccato. E io dico, orbene, a prescindere dall'incertezza sul significato da dare, perché dicono che il fatto che sia troppo forte, no? In merito all'età, alle condizioni soggettive dell'imputata, la Corte, dopo aver dedicato la responsabilità penale dell'imputata nella banale equazione identità certa più apertura post pay più nessuna denuncia di furto smarrimento uguale colpevole. Liquida il più che ragionevole dubbio che possono essere portato proprio lei ad avere materialmente perpetrato la truffa, non fosse altro che la parte offesa aveva interloquito con un uomo, questo è pacifico, affermando addirittura che se anche non avesse agito da sola, sarebbe comunque responsabile a titolo di concorso, affermando che tale fatto, il fatto che si tratti di una donna ultraottantenne, è un dato neutro, così come è un dato neutro, perché scrive la natura, è l'amministrazione di sostegno, posto che questa è stata aperta solo tre anni dopo. Allora dico, bene, a prescindere dall'incertezza del significato da dare l'aggettivo neutro in relazione a due circostanze molto significative, se non decisive, è di tutta evidenza come questa motivazione sia del tutto contraddittoria, manifestamente illogica, se solo si considera che uno, il reato contestato all'imputato a titolo di responsabilità diretta non in concorso d'udienza. Due, l'imputato all'epoca infatti aveva 82 anni, un dato tutt'altro che neutro, dato che è un'età in cui difficilmente anche solo pensare che una persona sia in grado non solo di svolgere in prima persona tutte le attività, inserire sul sito internet, eccetera. Che se è vero che l'amministrazione di sostegno è stata aperta solo l'1 febbraio 2020, ovvero 2 anni e 8 mesi, non 3 anni, dopo la data di commissione del reato, però anche è vero che dal momento in cui si palesa la patologia che rende necessaria l'amministrazione di sostegno, dal momento in cui tale è tale che i familiari si determinano a chiedere la ristorazione del procedimento davanti al tribunale fino alla conclusione del rito giudiziario, passano molti mesi, probabilmente anni. In altre parole, altamente verosimile, bla bla bla. A tale proposito, una semplice richiesta che ho fatto io alla cancelleria della volontaria giurisdizione del tribunale, peraltro avrebbe consentito di accettare come la signora l'imputata al momento dell'apertura dell'ADS fosse affetta da deterioramento di grave entità delle principali funzioni cognitive in quel momento,
l'ultimo, anzi il penultimo, scusate, no, devo sfogare. L'ultimo fuoco. Il penultimo fatto analogo, sempre di truffa informatica, stessa sezione, diverso relatore. A questo proposito lascio attoniti, scrivo, quantomeno lo scrivente, l'affermazione secondo cui, virgolette, tratto dalla sentenza di programma, in ordine alla riconducibilità della condotta alla stessa imputata, nemmeno si pongono dubbi, dal momento che lei è destinataria finale del profitto e che non vi evidenzia in ordine eventuali furti di identità al suo danno. Cioè, queste sono le due cose. Ed invero, sottraendosi al confronto processuale, l'imputata neanche ha contestato l'evidenza rappresentativa dei documenti di identità, bla bla bla. Lascia attoniti, dicevo, uno perché la condotta è pacificamente non riconducibile all'imputata, ma a due uomini. Perché l'imputata non è, ma semplicemente appare essere destinataria del profitto, perché il sottrarsi al confronto processuale è un diritto e non è un elemento da cui dedurre la colpevolezza di un imputato, di qualsiasi imputato. A tale ultimo riguardo, un semplice riguardo al certificato penale dell'imputato sarebbe stato per capire come la stessa pare essere persona che vive a margine della società, cioè è una barbona, è pieno di oltraggio a pubblico ufficiale, di tutti questi reati qua, no? E alla fine, nonostante questo, ovviamente, confermate la prima sentenza, faccio ricorso, la roba della settimana scorsa, e concludo così il ricorso. Ecco. Chiudo così il ricorso. Perché è forte, solo che poi ogni tanto bisogna anche degli avvocati che si incazzino, perché sennò, da quanto esposto, sorge tanto spontaneo quanto dirompente il più che fondato timore che la trattazione scritta di processi d'appello, epoca giustificata dall'eccezionalità sanitaria dovuta al Covid, è venuta una regola per effetto della cosiddetta rotta Cartabia, sia propedeutica, state attenti perché è così, sia propedeutica ad un intollerabile abbassamento dei livelli di attenzione e approfondimento valutativo dei giudizi di appello. Questo caso è un ottimo esempio. E poi finisco così. Inorridisco nel constatare con quanta superficialità vengono condotte le, si fa per dire, indagini. Inorridisco nel constatare con quanto acritico automatismo viene esercitata l'azione penale. Inorridisco nel vedere con quanta noncuranza viene valutata la responsabilità penale delle persone sottoposte al giudizio di tribunale e corte. Inorridisco nel vedere la dialettica processuale ridotta a fastidioso orpello del processo. Inorridisco infine e soprattutto all'idea che per l'imputata, laddove questo ricorso venisse spinto e la sentenza della Corte d'Appello venisse cosa giudicata, si aprono le porte del carcere su base del nulla. È una roba. Caso Tortora. Ma nel senso, 40 anni fa, abbiamo passato 40 anni, bravo, per cosa? Bravo. Per nulla. L'ultima. Sì, forse sì. Sì, questo è il mondo. Mancini, Sonia Mancini, non so chi sia. Per fortuna non conosco nessuno. L'ultima è roba di lunedì. Cioè, all'inizio di questa settimana vado in udienza in un processo in cui io, sapendo di dover fare un po' di casino, ovviamente mi sono fatto gli appunti per la requisitoria, no? E quindi c'ho solo la requisitoria perché poi hanno accolto la mia richiesta. Quindi non è necessario che faccia il corso per cassazione. Devo dire, ho detto in requisitoria, perché io appartengo a quella scuola che ritiene che la condanna penale debba conseguire non al credere e nemmeno all'alto, altissima probabilità che la persona sia colpevole, ma la prova della sua colpevolezza. Una roba mi sembra banale, ma non è così. Alla prova, virgolette, al di là di ogni ragionevole dubbio, come da 18 anni si dice nel nostro paese, come leggo nella gran parte delle sentenze di cui ho occasione di discutere, dandomi sempre l'impressione che il concetto sia utilizzato più come uno slogan, come rassicurazione al lettore della sentenza di aver ben letto gli atti, che
più che un atto di consapevolezza del vero significato di quella locuzione, che nel sistema anglosassone, che io ho vissuto per 11 anni, esiste da oltre 300 anni, dove è stato introdotto per motivi diametralmente opposti rispetto al nostro sistema. Perché nel nostro sistema gli 11 anni vissuti all'estero in una giurisdizione penale internazionale, a contatto quindi con colleghi giuristi non solo di altri paesi, ma di altre culture giuridiche, soprattutto di common law, e non solo anglo-americano, mi ha, semmai fosse stato necessario, non solo ulteriormente confortato nella bontà della mia scuola, ma rafforzato, forse radicalizzato in questa direzione. Un esempio. Dopo 3 anni di giudizio, l'esame di un centinaio di testimoni e consulenti, l'acquisizione di migliaia di documenti scritti audiovisivi, un contraddittorio continuo serrato su questioni sostanziali e processuali, il collegio da me presieduto ha assolto 2 imputati, un presidente della Repubblica e un ministro, da diverse accuse di crimini contro l'umanità, non per non aver commesso i fatti, non per insussistenza dei fatti, ma per non avere l'ufficio del procuratore soddisfatto, al di là di ogni ragionevole dubbio, il suo onere di prove di riferimento alle contestazioni. L'onere della prova incombe quindi al pubblico ministero, è una cosa seria e rigorosa, cioè non puoi, il giudice, io vedo sempre più spesso i giudici che cercano di salvare l'indagine, è una roba, cioè, siccome questi sono stati messi in galera, questi erano 4 imputati dell'associazione per delinquere, che tanto si dà a tutti, no? Cioè, basta che siano in 3. Ne ho viste anche già in 2 più un ignoto. La sanzione processuale delle indagini incomplete, allora, non rientra nei compiti del giudice di, anche solo in parte, e certamente forse anche inconsapevolmente, supplire al deficit investigativo o addirittura sostituirsi. La sanzione processuale delle indagini incomplete, superficiali, parziali, è l'assoluzione della persona accusata, così come l'assoluzione è dovuta rispetto alla sanzione probatoria rispetto alla quale permangono ragionevoli dubbi. Era un caso di associazione per delinquere fondata intermediazione di badanti, un gruppo di ucraini che facevano da intermediazione di badanti. L'unica, ma si parla di 500-600 donne, però di queste 500-600 donne sono state sentite, per sbaglio, 14. E nessuno dei badati o delle famiglie badati, perché ovviamente se non devi andare a vengono fuori, devono pagare, no? Allora, e l'unica prova erano delle intercettazioni telefoniche a strascico, no? 10 telefoni per 3 mesi, qualcosa di verrà fuori. E allora dico sull'intercettazione di voi. Rimane da fare un accenno all'intercettazione telefonica, unica prova su cui fonda la condanna. Condanna, questi sono stati arrestati tutti, È vero, ci sono intercettazioni, hanno intercettato diverse, almeno 9 telefoni per 3 mesi. È anche vero che in alcune delle conversazioni citate nella sentenza impugnata hanno un contenuto che sembra sostenere l'accusa. Dico sembra perché ho ritenuto e ritengo che le intercettazioni telefoniche siano ontologicamente equivoche e per renderle univoche devono trovare conferma e sostanziarsi in elementi esterni. Non basta cioè, e non ho dubbi sul punto, che diversi agenti di polizia giudiziaria, uno, ascoltano le conversazioni, 2, selezionino le conversazioni utili rispetto a quelle non utili, trascrivono solo quelle utili evidenziando magari la parola, la frase, no? Il neretto sottolineato, le sottopongono al loro superiori, che le confezionano opportunamente per il pubblico ministero, che solitamente le fa proprio con un bel copia e incolla. Dopo la droga parlata, siamo sostanzialmente in presenza della badante parlata. E siccome esperienza insegna che dopo l'ascolto e la selezione fatta dall'agente di polizia giudiziaria nella selezione intercettazione telefonica, nessuno più prende la briga di ascoltare, non solo di leggere le conversazioni, si può dire paradossalmente che le condanne poggiano su materiale creato da un agente di polizia giudiziaria. Questa è comunque lascio perdere, e questi erano alcuni episodi.
L'unica cosa, alla fine, voglio solo rispondere alla domanda sulla stampa. Non l'ho dimenticata né mi voglio sottrarre. Il problema della stampa, certo, esiste un gigantesco problema della stampa. Sin da 40 anni non si è mai interrotto. Io vi posso dire, perché lo... Allora, io ho fatto un processo all'epoca nel 92 in cui ho arrestato 44 persone, calabresi, droghe, armi, c'era di tutto e di più. Era la prima indagine del ROS, di quello che io chiamo colonnello Mori, che io tuttora chiamo colonnello Mori, e il maggiore Rubino. Ora, io vi posso dire che l'esecuzione delle misure era fissata per il giorno 11 febbraio, che era un martedì. Giovedì sono arrivate anche Mori e Rubino da me nel mio ufficio, perché ovviamente le indagini sono fatte dal ROS locale, no? Abbiamo parlato di come gestire la cosa. Quando escono dal mio ufficio, insieme al capitano, tutti i generali diventati, ma per me sono rimasti il capitano, escono dall'ufficio e mi dice: ah, a proposito, come facciamo con la stampa? Come facciamo con la stampa? Cioè, facciamo prima il lavoro, poi vediamo, no? Ah, no, perché è importante. Sì, sì, va bene. Comunque, se ne vanno, era già buio. Martedì mattina, martedì sera arrivo, cioè lunedì sera, perché non noto se lunedì, martedì o mercoledì, comunque la sera arrivo in caserma dei carabinieri perché se c'erano problemi, 44 arrestati in tutta Italia, cioè qualche problema ci può sorgere, lo risolvere. Oh, sotto la caserma c'erano già tutti, cioè all'epoca le prime Rete 4, Canale 5, la RAI, tutti erano lì e non li ho chiamati io, eh. Vi assicuro, non li ho chiamati io. E c'era Rubino continuamente al telefono, diceva, perché ovviamente io non chiama nessuno, non potevo. Okay. La stessa cosa succede nel caso di Erba, visto che mi ha fatto un accenno. Nel caso di Erba, il giornalista del TG1, che peraltro, solo per vostra informazione, o il domenica, credo, domenica 3 o domenica 26 novembre, ma più probabilmente domenica 3, ci sarà uno speciale TG1 sulla questione di Erba, in cui parlo, mi ha detto che l'hanno chiamato, lui è venuto su da Roma perché ha detto: guarda che domani li arrestano. Lui è venuto su da Roma sapendo che il giorno dopo avrebbero arrestato i due. Io stesso ero da sostituto in Corte d'Assise a Bolzano, da dietro arriva l'allora maggiore comandante del nucleo operativo, dice: ah, abbiamo avuto notizia che un certo soggetto, diciamo un fanatico tedesco, ecco, era il periodo di qualche attentato in Alto Adige, aveva delle munizioni, dell'arma, degli esplosivi, noi domani mattina andiamo a cercare. Vabbè, cioè, devo dire, vai. Arriva alle 6 di mattina, mi chiama: abbiamo trovato, sì, hanno trovato, messe da loro, su questo sono sicuro, no, ma lo dico pubblicamente perché è pacifico, erano tre candelotti nuovi, tutta roba perfettamente posizionata in un posto dove loro sono andati. Mancava la ricevuta di scambio. Quando, la sera c'era in televisione il servizio dell'arresto di quello che arriva in caserma, di una caserma non a Bolzano, in una caserma di una stazione carabinieri di vicino. E mi hanno detto che questa ripresa l'ha fatta due volte perché la prima non è venuta bene. Quindi con il detenuto sono riuscito e ho fatto il giro. Cosa voglio dire con questo? Ah, un altro, siccome quando io ho fatto procuratore pubblico ho vietato. Voi non vedrete una conferenza stampa di quelli dove contano i soldi, vengono le foto, eccetera. Io ho vietato questo, ho detto: se c'è qualcosa da dire alla stampa perché è di interesse, lo facciamo qua nel mio ufficio in maniera sobria, senza fare i palchi che fanno loro. Quindi avevo il terrore, no?
che io potessi incazzarmi. Un giorno viene da me, era buio, un maresciallo che veniva dal Brennero, volevo solo chiedere se potevo dare, potevamo fare un comunicato stampa perché avevano sequestrato delle piante, ma delle piante, una roba indiana, eccetera. E io, ma scusi, ma non si vergogna di venire da Brennero fin qua per chiedermi questa roba? Cioè, allora, io cosa voglio dire con questo? Con questo voglio dire che la pubblicità sulla stampa va equamente condivisa tra, anzi non equamente, ma innanzitutto polizia giudiziaria. Per sono loro che, cioè se vedete il filmato, c'hanno pure adesso, mettono pure la cosa, carabinieri, polizia. Cioè io lo trovo, io ogni volta che vedo questa cosa, io mi incazzo tra me e me, è una roba, anzi ogni tanto devo fare così come ha fatto Della Valle, mi incazzo perché è una roba... Cioè, mentre noi non, si dice il sostituto non può parlare, può parlare solo il capo dell'ufficio, io parlo lo stesso, chi se frega, può parlare solo il capo dell'ufficio, da loro possono parlare il brigadiere, il tenentino, tutti. Cioè, io trovo, e vengono incitati a parlare. E poi il terzo segmento sono gli avvocati. Perché adesso, diciamocela tutta, cioè la pubblicità... Come ve la fate? Molto spesso i penalisti, cioè intanto si vede a Bolzano chi va di moto, cioè chi ha più clienti sono quelli che vanno sui giornali. Cioè, quindi io mi prendo tutte le colpe dei magistrati, credo non avere nessun problema di dirlo pubblicamente, anzi, appunto lo sto dicendo. Però poi ci sono anche i magistrati. Pacito che ci sono anche i magistrati, però dividiamoci questa colpa, dividiamocela. Grazie. Ci avviciniamo alla fine di questo. Scusate se ho preso tutto questo tempo, però non ci potevo. Ma hai fatto bene. Mi scatta l'embolo e... Uno c'è libertà. Sì, no, la lunghezza, anche nel tempo. Io volevo invitare Raffaele a valutare e a rappresentare di due aspetti di questo processo. Il primo, che deve un po' servire così anche a livello formativo, perché la sua tenacia, la sua sensibilità, anche umana, che ha rimesso in questa vicenda, debba essere da esempio. Vorrei che Raffaele raccontasse come decise, perché decise nell'agosto dell'83, credo, mentre ero in tribunale, di bussare alla porta di Enzo Biagi, che credo tu non conoscevi. E poi se volevamo tutti insieme fare un pensiero finale su quel contenuto che c'è nella nelle 502 pagine della sentenza d'appello scritta dall'estensore Morello, se non va, dove, e questo è un fatto che deve essere letto come all'epoca un'apertura per quegli anni positiva, in questa sentenza vengono pronunciate, nella parte emotiva, queste parole: esercitare pressione su questa corte è un lusso che solo gli stolti si possono permettere. Devo dire che è quella flora positiva che a fatica e dopo diversi anni di pene giudiziarie è intervenuta. Te lo aspettavo, Raffaele? Sì, me l'aspettavo, perché molto spesso noi, attraverso la nostra professione, siamo in grado anche interpretare quelle che possono essere le valutazioni, o soprattutto quello che è la cultura del magistrato. E quando scelsero quella terna eravamo tranquilli, laddove quando scelsero la terna del tribunale eravamo abbastanza agitati, non fosse altro perché nessuno del tribunale dei magistrati più abili, più esperti, voleva celebrare il processo in primo grado, perché avevano capito gli esperti
che quel processo conteneva nulla. Tant'è che ha dovuto ricorrere al pretore di Ischia, che si offerse lui sì, di dirigere questa drammatica sceneggiata del processo di primo grado. Però vorrei dire una cosa, visto che siamo tra avvocati. È vero, non è cambiato nulla. È vero che dal Medioevo non cambia nulla. Eppure ci sono stati movimenti i più disparati. Perfino c'è stato il Rinascimento, c'è stato l'Illuminismo, c'è stata la democrazia, però in realtà il pianeta giustizia tarda a cambiare, ma tarda a cambiare non tanto perché il legislatore è schizofrenico e oltretutto è un legislatore che agisce a corrente alternata, dovuto anche al susseguirsi di schieramenti politici diversi, non collaboranti tra di loro, tendenti ciascuno alla sua iconoclastia di quello che ha fatto l'altro, ma perché in realtà siamo pur sempre il paese dei Guelfi e di Bellini, non riusciamo a mettersi d'accordo su un problema fondamentale come quello della giustizia, che non è un problema politico. La giustizia con la G maiuscola riguarda tutti, a 360 gradi, tutti dovrebbero essere d'accordo nel volere qualcosa di nuovo. Detto questo, però noi avvocati dobbiamo avere sempre, costantemente in mente che alla fine il nostro sistema sia pure sgangherato, ancorché molto spesso questa macchina viaggia a fari spenti e qualvolta invece riesce a accenderli, i tre gradi di giudizio e talvolta la fortuna di trovare un tipo come questo c'è. Peccato che non io lo trovo mai, quasi. Trovo molti magistrati che sono garantisti quando sono alle tavole rotonde, poi li vedo dall'altra parte, il garantismo scompare improvvisamente. Dicevo, però dobbiamo avere fiducia, però è anche vero che noi siamo quelli che soffriamo più solitudine, che si dica. Sì, è vero, qualche volta anche noi possiamo esagerare, però lo facciamo a fin di bene, se facciamo scrivere ai giornali qualche cosa, perché ci battiamo per l'innocenza, non evidenziamo le non prove, l'insussistenza di prove, cerchiamo più di enfatizzare degli elementi favorevoli. Però noi viviamo in una solitudine che è talvolta terrificante, specie oggi più che mai, ma allora l'ho provata in prima persona sulla mia pelle, quando devi difendere un personaggio che magari può anche essere antipatico. E talvolta l'antipatia ha un'influenza e un'incisività sull'opinione pubblica incredibile. E allora, tornando al giorno 3 agosto, è un giorno stato per me drammatico, perché dal 17 di giugno al 3 di agosto, tutti i sacrosanti giorni, e bisogna dire i nomi e cognomi, Bulgarelli, che era della RAI, vomitava le immondizie che arrivavano dalla Procura della Repubblica, senza capo né coda, che però tentavano di screditare anche l'uomo Enzo Tortora, tant'è che io avevo inventato il sillogismo il deposito degli atti in edicola anziché in cancelleria. Non aveva nulla se non in edicola. E quindi Tortora qui, Tortora là, Tortora aveva a un certo punto, era titolare di un bastimento dove teneva dei soldi, aveva lucrato su altre cose, tant'è che la dottoressa Introini fece subito un'inchiesta in Milano che subito fece piazza pulita di quella indecenza, di un'ulteriore denuncia che si andava affacciando a carico di Tortora. E io ero solo, avevo 43 anni, avevo fatto processi, sì, importanti, però di questa dimensione, certamente è una dimensione mega galattica. Avevo
come corrispondente Coppola che doveva tenere i rapporti con la magistratura napoletana, ma che non si potevano tenere perché proprio ognuno andava per la propria strada, anche perché c'era la reciproca e completa disistima mia, nostra, vostra, eccetera. E allora ho passato il mese di giugno sempre tempestato da queste notizie, senza avere nulla, sempre rigettate le nostre richieste. Ero illuso perfino che l'avrebbero scarcerato dopo quel drammatico interrogatorio del 21 giugno, eccetera. Vabbè. E a un certo punto, il 2 di agosto, era una giornata calda di agosto, a Milano, in allora non è come adesso, in agosto era vuota. Non a caso Mina aveva scritto la canzone Città Vuota, era l'epoca in cui proprio le città mollavano i pappafichi, come si suol dire, e per un mese e mezzo, anche i tribunali latitavano magistrati, avvocati, eccetera. Io avevo un processo molto breve e semplice, il Tribunale di Milano, erano le due. Però quella frase di quella notte del 17 giugno del 1983, delle 4:40, quando mia moglie mi passò la cornetta telefonica, mi passò Enzo, mi suonava costantemente. Perché era la frase di un uomo stava sprofondando nella disperazione. Non la posso raccontare, però la sento ogni tanto, ancora, di notte, mi sveglio qualche volta. Io che conoscevo Tortora da anni, quindi conoscevo la sua lentezza, anche la sua tonalità di voce, invece questa era una voce pesante, greve. Vieni, corri, mi devi salvare, mi stanno arrestando. Era un continuo. E tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no. Poi ero solo perché a luglio i miei ragazzi e mia moglie li ho portati ovviamente anche per un po' di prudenza al mare fuori dall'ambiente, dalla mischia, non sapevo dove battere. Colleghi, nessuna solidarietà. Ma no, con questo. Nessuna solidarietà. Magistrati, manco ti... Anzi, una magistrata... Ma come si permette lei di contestare il Maradona del diritto, quello col quale io ho fatto, non so, si faceva allora il praticantato, il magistrato. L'uditorato. La stampa era tutta contraria. Salvo Piero Angela, che era un amico di famiglia, certamente, e Garibaldi, cioè proprio gli amici di famiglia, ma non contavano. In quel momento, essendo a favore di Tortora, non venivano neppure menzionati. La stampa era tutta contraria, quindi contraria anche ai difensori, per non dire l'ambiente napoletano quando andavo a Napoli. Non sapevo cosa fare, ed è brutto quando non sai cosa fare. Mi confidavo con Coppola non sapeva niente, i documenti ufficiali non ce n'erano. Erano le due. Mi viene l'ispirazione, bisogna credere alle volte anche a qualcosa di diverso, a qualcosa di soprannaturale, chi ci crede, chi non ci crede, io ci credo, che mi suggeriva vai da Biagi, ma non è che io conoscessi Biagi, conoscevo sì, però Biagi per me era un monumento. Mi viene in mente, vai da Biagi, sospinto un po' con una scena di Virgilio quando descrive certe scene di una specie di vento che ti porta necessariamente da un luogo all'altro. Vado da Biagi, sono le 2:15 di pomeriggio, non ho l'appuntamento, è il 2 di agosto, fa un caldo boia, ma sei fuori di testa. Eppure mi spingeva quest'aria, mi spingeva questo vento, vado. Sapevo dove era Biagi, perché era in corso di Vittorio Emanuele e non ero mai stato, ma sapevo che aveva occupava una specie, quei vecchi bagni di una volta, stile Liberty,
che si facevano nei sotterranei e si entrava attraverso una gradinata in granito, si scendeva, eccetera. Insomma, sospinto da questo vento, alle 2:30, col fiato anche un po' grosso, con le gomme sgonfie proprio, fermo, col serbatoio vuoto, rosso, riserva, serbatoio mio, psicologico, andavo a piedi, ero proprio in riserva. Scendo, faccio le scale, mi ricordo come fosse adesso in ottone, Enzo Biagi, Trin, uomo, apre Biagi. Apre Biagi. Apre Biagi. Piacere, piacere. Io conoscevo lui, lui conosceva il processo. Ho aperto il cuore con Biagi. Ecco, avvocati, dobbiamo aprire il cuore. Ma non tutti capiscono. Occorre che il tuo interlocutore abbia un rigore morale. E questo lo deve avere anche il magistrato. Perché il magistrato deve avere ancora di più, perché la sua funzione è diversa, non è una funzione normale, è un sacerdote il magistrato, era, dovrebbe esserlo, è il primo giudice che valuta il materiale che viene raccolto. Lui mi dice, gli dico quel poco che so, però gli dico quello che sento, di cui sono convinto, e quello che ho sperimentato dal 17 giugno a quel momento. E gli dico, guardi, non c'è proprio nulla al di là di queste cose che arrivavano, eccetera. Biagi, che era un uomo, forse qualcuno di voi se lo ricorda, glielo ha raccontato il papà e la mamma, lui eppure era, tra l'altro, un romagnolo, però dall'aspetto non era romagnolo, era molto freddo, era molto staccato. Poi in realtà, se lo conoscevi, aveva una profondità umana incredibile. Mi lascia parlare e dice, non so cosa farò, però ho in mente qualche cosa. E quel vento che mi aveva portato mi riporta fuori, sono arrivato a Monza, un certo... leggero, la pesantezza era tolta. Passano 2 giorni, su Repubblica, Enzo Biagi, ecco lui sì che per primo proprio, poi sì, c'è la svolta, scrive una lettera al Presidente della Repubblica, praticamente sintetizza quello che gli avevo esposto, con il titolo «E se Tortora fosse innocente?». Le mie gomme sono diventate gomme da fuoristrada, si sono potenziate. Il serbatoio di benzina vuoto si è riempito di propellente d'aereo. Da allora ho ripreso fiducia, nonostante gli alti e bassi, ho capito che comunque con la costanza, con lo studio, con la perseveranza, riesce a battere qualche cosa in realtà, per concludere questa vicenda di Tortora. A parte quello che ho detto dal punto di vista scientifico, potrebbe essere un esperimento del populismo, ma in realtà la storia di 6 piccoli uomini, ai quali è mancata una cosa fondamentale che dobbiamo avere tutti noi, tutti, dal più umile operaio al grande Presidente della Repubblica, soprattutto dai magistrati. I magistrati innanzitutto devono capire che la loro funzione non è potere, ma è un servizio. Se non si mettono in testa questo, già c'è un deragliamento. Secondo, che senza umiltà non si può andare avanti. È solo l'umiltà
è il solo saper riconoscere i propri errori che ti permette di aggiustare l'errore e che ti permette forse in futuro di dare una mano a che questo scempio di cui l'amico Tafu Servia ha descritto dei particolari, ma finché c'è l'arroganza che si pensa di esercitare potere, finché non c'è il riconoscimento del proprio errore, non c'è carta via. Per capire che fa, non ci sono zanardelli, anche se avessimo i zanardelli, non riusciamo a cambiare, perché non sono le leggi, ma sono le teste, la coscienza e il cuore che vanno cambiati. Grazie. Dobbiamo essere non contenti ma felici e desiderosi magari di avere queste persone davanti a noi, perché vi hanno solo raccontato una parte di questa storia, ma hanno ancora tanto da dire. Ritiriamo. Grazie.